offrire tutte le possibilità che effettivamente ci fa rendere migliori o comunque in grado di poter sopperire anche alle carenze che un paziente che non può fare un trapianto, un paziente ustionato, un altro paziente, ovviamente può invece beneficiare di altre metodiche. Può essere spesso anche la metodica di prima scelta, ma questo chiaramente poi va valutato paziente per paziente con le dovute caratteristiche. Diciamo, la nascita di questa metodica, gli history remarks, sono diciamo, dal 90 in cui si è avuto un miglioramento degli studi scientifici, nel 95 diciamo, che è stata riconosciuta come un atto medico di questa metodica, quindi solamente i medici che hanno un adeguato training possono effettuare questo tipo di trattamento. Nel 96 sono state classificate con il marchio CE e approvate come medical device. Quindi successivamente negli anni diciamo, la metodica ha certamente ricevuto tutto ciò che serve per far sì che possiamo lavorare in un range di tranquillità, ovviamente nei confronti di quelle che sono le certificazioni necessarie e giuste da ottenere, che spesso altre metodiche ovviamente non hanno, sono comunque complesse da ottenere o spesso, come dicevamo poco fa, molti purtroppo fanno la metodica in maniera non autorizzata. Effettivamente questo capita da tanti anni in tanti studi in Italia e nel mondo. Io feci il primo corso con Garcia nel 2005 sui fattori di crescita clinici in Spagna e penso uno dei primi corsi europei, quindi oramai tanti, sono ben 15 anni fa insomma, che venne fatto questo corso. E da allora ovviamente insomma, stiamo ancora cercando di lottare per far sì che non solo questa metodica debba essere giustamente riconosciuto, autorizzato e tutto il resto, ma ci manca proprio a volte anche la base, diciamo, come dire, di certificazione del nostro studio per utilizzare questa cosa. Tu ovviamente hai un centro, insomma, dove è possibile farlo e tanti utilizziamo questa metodica che sicuramente è il futuro e il presente, sicuramente è un grande futuro di questa metodica che può essere associata anche al trapianto dei capelli. Ne parlavamo poco fa anche con il collega qui in sala, dove effettivamente il fatto che ci sia un incremento di tessuto a distanza di queste 3 settimane può sicuramente essere una buona base anche successiva per quello che può essere il trapianto di capelli successivo, non solo di autotrapianto, ma anche di capelli artificiali. Quindi questa metodica ormai ha circa 20 anni di ricerche, di studi, di applicazioni, di ottimizzazione, perché chiaramente come tante metodiche si inizia un po', diciamo, provando quello che è effettivamente la metodica, poi nel tempo si va un po' a sgrassare, a fare un degrassaggio di quelle che sono, diciamo, le tecniche o le indicazioni, entrando sempre più nello specifico, più nel dettaglio, fino a ottimizzare poi la tecnica per avere poi un successo che ormai è diventato un successo mondiale. Oramai ci sono oltre tanti milioni di pazienti trattati nel mondo, con circa 60 paesi che hanno l'autorizzazione di questa metodica. Quindi effettivamente è registrato in oltre 60 paesi, credo che sia forse una delle metodiche che ha più certificazioni nel mondo e per questo, insomma, visto che è italiana, dobbiamo essere sicuramente molto contenti. I capelli sono molto naturali, effettivamente, sono arrivati adesso a un punto in cui non si distingue veramente la differenza tra capello proprio e capello artificiale, quindi la qualità del capello artificiale ha differenti lunghezze, differenti tipi, differenti colori, ci sono quelli tripla fibra, quindi che hanno un'alta densità, cioè con un unico impianto si può avere un impianto che poi esce a tre, quindi sicuramente è un'ottimizzazione costante e continua che cerchiamo di fare e che ovviamente diciamo, chi si occupa di questo, la parte scientifica dell'azienda effettivamente porta avanti con grande successo, con grande interesse e con grande dedizione. Ovviamente non c'è limite alla perfezione, può essere, come dicevo prima, utilizzata in sinergia con altre metodiche che possono essere di preparazione, ovvero se io devo coltivare un campo e ci metto solamente qualche cosa a far crescere, ma invece questo campo è ben nutrito prima, quindi l'ho molto preparato con LED, laser, luci pulsate, PRP, eccetera, chiaramente avrò un tessuto più fertile, più fecondo, quindi ciò che poi vado a fare avrà sicuramente una maggiore risposta sia dal punto di vista infettivologico, quindi forse una
una maggiore risposta anche alle eventuali infezioni che ci possono essere nell'aria, ma anche un maggiore attecchimento, una maggiore protezione nei confronti di quello che poi è un'eventuale reazione infiammatoria, che comunque può essere sia dell'autotrapianto che del trapianto di capelli artificiali. Quindi le indicazioni sono sovrapponibili, diciamo, a quelli che sono dei trattamenti di necessità, ovviamente, di un trapianto o di un trapianto. E c'è chiaramente un risultato immediato, nel senso che il capello che impiantiamo è quello che effettivamente poi resterà, non c'è bisogno, insomma, della caduta, del ricrescita, eccetera. Quindi è un qualche cosa che ci dà un trattamento immediato, basta solo poi ovviamente tagliare i capelli impiantati a dimensione, a lunghezza del paziente, insomma, di necessità, diciamo, di rispetto agli altri. Quindi ovviamente ci sarà una seduta dal parrucchiere che dovrà essere fatta nell'immediato, ma in questo senso, insomma, è un risultato che è pressoché immediato, trattamento fatto chiaramente in anestesia locale con uno strumento che adesso poi nel prossimo video vi farò vedere. Quindi i vantaggi sono sicuramente questo risultato immediato e naturale, con un risultato estetico, un approccio molto semplice. È semplice, non c'è grosso dolore, nel senso che comunque si fa anestesia locale nell'area, quindi eccetera, non c'è da fare un prelievo, quindi non c'è da fare né una strip né una fur, e anche dà sicuramente un maggior approccio alla confidenza verso questo tipo di interventi. È molto semplice perché anche semplicemente reversibile, nel senso che una problematica si crea, la problematica si risolve, si estrae il capello, abbiamo risolto la problematica. Chiaramente è importante fare subito un test, perché il test è ciò che permette di capire come quel paziente risponde a questa metodica. Questo significa che normalmente un test di 50-100 capelli viene fatto in prima sessione, in prima fase. Questo ci dà anche una possibilità di selezionare bene il paziente affinché poi le problematiche che si possono creare in qualsiasi altra metodica, e anche questa chiaramente non è scevra, possono chiaramente essere ridotte al massimo, perché abbiamo capito già che in quel paziente la sua capacità di risposta a questo tipo di metodica è sicuramente buona. Chiaramente, quali sono gli svantaggi? Bisogna avere una necessità di igiene importante, perché come anche nel trapianto normale non bisogna andare a fare un sottovalutare che comunque abbiamo fatto un trattamento minimamente invasivo, mini chirurgico, ma comunque un trattamento chirurgico. C'è una necessità di reimpianto annuale, questo è fisiologico, quando si fa un filler, quando si fa una tossina botulinica, non è una cosa che si fa per la vita, c'è una caduta fisiologica del 10% all'incirca anno, e questo ci permette di far sì che ogni anno, 2 anni, il paziente possa venire a rimpiantare una piccola quantità di capelli, così noi possiamo continuare a seguirlo, possiamo continuare a avere dei revenue, insomma, è quello che ci interessa anche poi alla fine del nostro lavoro. È importante anche che non tutte le aree possono essere impiantate, ma sicuramente ciò che è richiesto è la biocompatibilità, quindi con questi capelli. Quindi fare un test prima del primo trattamento è importante per capire la compatibilità. Da qualche anno utilizzo e utilizziamo, insomma, nel mondo questo strumento automatico, che ci permette anche una maggiore velocità di impianto dei capelli. Chiaramente bisogna fare un corso di training, insomma, di preparazione a questa metodica, come nelle altre tecniche, una giusta selezione del paziente e un regolare follow-up poi nel post-trattamento. Il protocollo medico dopo la visita vede questo, quindi, test di 50, 100, massimo 200 capelli, una piccola quantità di anestesia, un impianto poi successivo di 800-1500 capelli ogni 25-30 giorni, in modo che ci sia diciamo, un incremento graduale, chiaramente, della quantità dei capelli. Non nascondo che ci sono colleghi nel mondo che fanno anche sessioni uniche molto più grandi, di 4-5 mila capelli. Quindi, voglio dire, poi ciascuno si prende le sue responsabilità, ma non è una cosa che non si può fare, anzi spesso si può anche spingere un po', diciamo, la quantità di capelli da fare. Giustamente ci deve essere una giusta distanza tra un capello e l'altro, quindi che non superi 2 mm di distanza tra l'uno e l'altro, con una giusta inclinazione di 45 gradi media, ma chiaramente che va personalizzata e customizzata nei confronti di ciascuna area, ovvero l'attaccatura, la zigzag, la parte della stempiatura, la parte posteriore, hanno tutti un'inquadratura, hanno tutti un'inclinazione che deve essere chiaramente corrispondente a quello che ha le caratteristiche dell'area. E qui vediamo nel dettaglio, in pratica, questo microstrumento che va, vedete, sulla mano sinistra si tiene un pacchettino di capelli che è la punta come un'asola, viene preso dallo strumento, viene annodato sotto pelle semplicemente. Quindi facilmente vedete la punta, prende lo strumento, si entra all'interno, si preme il pedale, in questo caso perché quello automatico, oppure manuale, insomma, nello strumento manuale, e questo permette l'impianto immediato del capello. Come vedete, è una reidentificazione immediata, semplice, efficace e naturale.
È anche una fase veloce di cicatrizzazione perché il trauma è relativamente molto minore rispetto a quello che è chiaramente un impianto di un autotrapianto, quindi non c'è la necessità di fare il pertugio per poi inserire chiaramente il follicolo, ma in questa fase si ha diciamo, è lo strumento che crea direttamente l'ingresso all'interno della cute del capello artificiale che viene annodato da questo particolare strumento che lo ancora in maniera profonda. Quindi con un immediato vantaggio anche psicologico. L'importante, ripeto ancora, è la giusta inclinazione e la giusta distanza tra un capello e l'altro per massimizzare poi la durata, ma soprattutto la giusta profondità di applicazione, e quindi essere sopra il pericranio, nello spazio subcaleare. Chiaramente, come dicevo prima, è necessario customizzare, quindi per le aree un po' più difficili, queste anche nell'autotrapianto, ovviamente quelle che sono la parte anteriore, quindi fare bene questo movimento zigzag, no? Che fenga una linea unica per non creare un risultato troppo innaturale, e ha un ancoraggio reversibile, anche questa è una cosa importante, dicevo prima, abbiamo una problematica nei confronti, una risposta infiammatoria, una risposta non piacevole del risultato, basta tirarlo, si ha un ancoraggio che è reversibile. Quindi viene tolto. Questo fa sì anche che sia chiaramente un capello un pochino più delicato, ovviamente nell'immediato, quindi non devono essere stirati, non devono essere pettinati in maniera energica, quindi un'attenzione ci vuole nei confronti di questi capelli, altrimenti andiamo chiaramente a perdere poi tutti quelli che sono i vantaggi dell'applicazione. Giustamente dopo il trattamento ci deve essere un regolare follow-up nei confronti del paziente, quindi con visite seriate, diciamo ogni 3 mesi sostanzialmente, e uso di prodotti che è stato creato un kit apposta nel trattamento post per far sì che ci sia anche un continuum per il paziente a casa, una gestione molto più semplice. Quindi non bisogna perdere la giusta igiene, un'eccessiva densità di capelli impiantati, non andare troppo vicino e cercare di riempire in maniera eccessiva l'area, chiaramente anche considerando anche quella che può essere un'intolleranza nei confronti delle fibre impiantate che si orienta intorno al 2%. Ovviamente è importante avere una giusta tecnica da utilizzare. Questo è un paper pubblicato che ho fatto nel 2018, quindi l'anno scorso, con il miglioramento della qualità di vita con una buona casistica, e qui vediamo quelli che sono i trial after dopo 3 anni, ovvero che non c'è nessuna problematica nel 91,2% dei pazienti con una infiammazione restante, diciamo, intorno ai 9 minuti. Anche gli studi istologici dimostrano questo, dove effettivamente in profondità il tessuto è circondato da fibroplasia e non ci sono infiltrati infiammatori. Anche le reazioni allergiche sono sicuramente molto limitate, ma sicuramente risolvibili. Si può utilizzare sia nell'uomo che nella donna con ottimi risultati. Vedete, questo è risultato sostanzialmente molto molto naturale, e andando a concludere, ovviamente è sicuro, reversibile, non traumatico, con immediato anche effetto. Si può impiantare anche una media grande quantità di capelli in un'unica sessione e può essere combinato anche con altre tecniche. Quindi sicuramente non ci fermiamo nello sviluppo, insomma, di questa metodica, ma cerchiamo sempre di andare avanti, e con questo vi ringrazio.